Penultimo aggiornamento settimanale sui crypto sleeping giants, per chi non li conosce ancora rispettivamente Stellar, VeChain, Matic, Algorand, Edera, Radium erano all'origine 8 sono diventati 6 perché nelle precedenti settimane abbiamo liquidato 1inch e Nano, a fronte ovviamente di un cambio di outlook di mercato. Attenzione! Con l'inizio del 2022, i Crypto Sleeping Giants andranno in pensione e saranno sostituiti con un altro basket che avrà altre dinamiche di approccio al mercato, di, eh, log di strategie in stile run e così via discorrendo. Ne parleremo diffusamente. Pertanto, l'ultima aggiornamento che riguarda questo crypto Sleeping Giants riguarderà la settimana prossima. Con l'occasione vi faccio già subito una chiamata alle armi perché a inizio della settimana prossima abbiamo due super live che è il mio regalo di Natale a voi, rispettivamente. Lunedì alle 21:30 saremo collegati con Las Vegas Inside, Star Atlas sarà con noi Pablo Chiroga Cofondatore di Star Atlas, faremo un look fro su Star Atlas. Questa volta hanno garantito che non si equivocheranno con il fuso orario come hanno fatto questa. A settimana in buona sostanza pensavano di collegarsi alle 21.30 non ora italiana ma di Las Vegas pertanto non ci siamo incontrati e poi il giorno dopo martedì 21 dicembre alla stessa ora alle 21.30 per chi ama il mondo di Stellar faremo un look through sul potenziale DeFi che sta emergendo su Stellar assieme a Sam Conner che è founder di Stellar Global ed è considerato universalmente come il più grande influencer di tutto l'ecosistema ehm, stellar al mondo. Eh, conosce tantissime personalità, addirittura anche intervistate all'interno della uh, Stellar Foundation, pertanto, grazie a lui il, uh, la sessione sarà veramente esaustiva di eh, potenzialità se avete investito recentemente su Aquarius Acqua vi renderete conto che Stellar effettivamente sta scaldando i motori la prima sessione quella di lunedì sarà in spagnolo e la seconda sarà in inglese dovrei riuscire a cavarmela eh, in entrambi i casi a gestire soprattutto la eh, dialettica con i nostri ospiti vi lascio in descrizione poi i link per appuntarvi per Mettere in agenda queste straordinarie sessioni live. Passiamo invece a noi: visto che Uchain ha pubblicato la sua asset allocation al 30 ottobre. Qualche settimana fa, adesso vi fa un update. Proprio in relazione a quello che ho appena menzionato. Questa torta è stata profondamente rivisitata. Adesso, ad esempio, Ara Cardano non c'è più, non c'è più neanche Ethereum, se non altro, non c'è più. Con un peso al 12% c'è una residua e modesta. Eh, allocazione ancora su Ethereum rimane preponderante in rapporto adesso al peso e gli aumenti che siamo andati a fare. Solana, Stellar, eh, VeChain e poi eh, rispettivamente tante altre MATIC, ad esempio, MATIC è andata ad aumentare in misura veramente notevole il proprio. Il proprio peso strategico, non c'è più, pertanto, Nano One inch Questo vi fa capire che noi, a seconda delle condizioni di mercato, modifichiamo quella che è la nostra strategia di allocazione. Non di meno, siamo alla fine dell'anno, quindi dobbiamo proteggere il risultato conseguito anche perché si stanno delineando delle nubi all'orizzonte. Andiamo pertanto con la price action prima di passare alle opzioni e ovviamente alle varie. Le varie eh, cripto asset ci troviamo in un momento di mercato in cui siamo, non dico con la luce rossa, ma la luce arancione è accesa e sta lampeggiando, per quale motivo? Il eh, graficamente si stiamo assistendo a una debolezza di fondo, eh, soprattutto oh, di eh, Bitcoin che potrebbe, si dice, pare. Breccare l'area dei 47.000 per spingersi ad andare a testare i 40.000, questo creerebbe eh, ovviamente delle ulteriori conseguenze negative in termini di impatto sui prezzi di tutte le principali cripto asset. Ad ogni modo, eh, per chi è un analista tecnico, abbiamo un segnale che, non dico incoraggiante, però potrebbe far cambiare le sorti dell'andamento di mercato. Infatti, il MACD qui sta proprio eh, producendo un tipico segnale di potential reversal non è ancora confermato però le, le condizioni vale a dire l'incrocio delle due medie mobili potrebbe essere un primo indicatore che forse i 46.000 47.000 in qualche modo terranno tra l'altro proprio su questo livello passano come potete vedere sia una trend line che supporta le quotazioni da agosto che anche la famosa media mobile a 200 l'unico a ah, dei i retail non dico che stanno scappando dal mercato ma si stanno ritirando lo si capisce anche da come eh, molti crypto asset stanno eh, stanno eh, soffrendo per eh, le loro dinamiche eh, di prezzo in questo momento che potrebbe essere un trigger event eh, pot, eh, lo dobbiamo richiamare le istituzioni Governative statunitensi, vale a dire che se ci fosse come si narra entro il primo febbraio del 2022 questa approvazione di ETF sua replica fisica, attenzione: replica fisica significa che l'emittente dell'ETF dovrà andarsi a coprire, quindi andare ad acquistare. Bitcoin dal punto di vista uh, tradizionale poi detenerli, segregarli e non come fanno altri concorrenti, altri ETF, che invece ricorrono ai future. Questo ha tutto un altro tipo di dinamiche. Questo significa che se ci fossero degli istituzionali che stanno arrivando, che cominciano a, a portare grandi ingenti di eh, grandi quantitativi di capitali, è chiaro che creerebbe subito un effetto dirompente sui prezzi i retail per le paure che hanno vissuto nel 2018 soprattutto all'inizio del 2018 fine ciclo post halving debolezza di mercato e così via discorrendo tanti prudenzialmente e non bisogna neanche metterli in croce stanno o uscendo o accantonando o proteggendo le proprie eh, le proprie Ehm, i, i, le plusvalenze che hanno ha realizzato, ad esempio, l'abbiamo fatto anche noi come società. Per gran parte di quello che abbiamo eh, realizzato durante il corso dell'anno, in particolar modo poi anche la fuga da alcuni crypto asset di cui non si ha più eh, una convinzione ferrea tipo Cardano. Ed Ethereum. Eh, passiamo alle opzioni perché le opzioni. Le guardiamo adesso su due scadenze, quelle eh, di eh, la vigilia di Natale, il 24 e come potete notare eh, le indicazioni non sono decisamente confortanti, anzi questo non significa che i prezzi andranno su questi strike, però generalmente quando la scadenza è così vicina, si tende a utilizzare le opzioni proprio con finalità speculative. Non c'è bisogno, ad esempio, che una put vada a 40.000 per guadagnare. Io magari l'ho comprata adesso in cui il mercato batte a 47.000. Se, se scendono a 45-43, quella put si apprezzerà abbastanza in poco tempo, soprattutto avendo una scadenza così imminente. Il rapporto col put, come potete notare, è inferiore all'unità e questo non è un buon... Non ho un buon Uh, Se invece vado alla scadenza di fine anno, quindi tra due settimane, stesso, stessa borsa, semplicemente mi sposto in avanti di 15 giorni. Guardate come cambia la dinamica di mercato. Beh, c'è ancora rarefazione sugli strike, però c'è molta più credibilità, convinzione che si possa stabilizzarsi intorno tra i 50 e i 55 mila dollari una base di partenza su cui in teoria potrebbe poi andarsi a sprigionare la famosa nuova eh, proposizione rialzista che porterà si dice sinaro pare che il bitcoin a raggiungere nuove a raggiungere nuove Ehm, nuovi massimi storici verso il primo trimestre del 2022 se ad esempio ci fosse eh, la, come trigger event proprio l'approvazione di questo etf negli stati uniti a replica fisica da parte della sec quello dovrebbe spingere proprio tanto il mercato per ragioni proprio uh, di deduttive nel senso che poi l'etf viene offerto in distribuzione arrivano uh, i, i clienti alle banche o gli intermediari finanziari che vogliono comprare l'etf le quote dell'etf poi l'etf man mano che cresce di volume e di massa gestita deve andare a comprare l'asset quindi andare in parte sul mercato e in parte anche su lottici Passiamo adesso ad, esam ad esaminare, quindi eh, è fondamentale la tenuta, la protezione di questo livello perché se dovesse essere abbandonato eh, dobbiamo aspettarci eh, una chiusura 2021 eh, sì, particolarmente infelice che eh, potrebbe rovinare. E le performance anche di tanti eh, trader e gestori noi personalmente con l'inizio del nuovo anno 2022 non crederemo tanto a Bitcoin nel senso continuiamo a mantenerne delle, una dotazione però ci concentreremo anche operativamente su una serie di crypto asset che, di cui faremo menzione ad inizio anno nuovo all'interno di un nuovo basket che è già stato ridenominato su cui si opererà tantissimo come ulteriore regalo prima dell'inizio del nuovo anno, gli ultimi giorni posterò un video in cui vi farò eh, rappresenterò riassumerò gli errori che abbiamo commesso come gestori durante il 2021 e viceversa anche poi le grandi eh, scommesse, le grandi convinzioni che ci hanno dato tantissima soddisfazione e poi ci hanno consentito di sovraperformare oltre ogni ragionevole e buona aspettativa che si aveva un anno fa. Ebbene, Stellar Stella, come potete vedere, ha ehm, breccato questo canale eh, rialzista che in qualche modo aveva iniziato a darci un po' di conforto. Sembrava esserci un... Qui eh, si era arrivati ad avere una potenziale eh, golden cross, poi annullata in pochissime, eh, in pochissime settimane cioè eh, annullata, eh, sminuita, svidita in pochissime settimane per il ritracciamento che si è venuto a creare. Tra l'altro in questo momento di mercato, se notate, siamo quasi prossimi a un livello almeno di eh, Fibonacci di una certa entità, per cui Stellar 25 centesimi è, eh, non, dico una, uh, non dico che sia sconto, però ha compromesso significativamente. Quelle che erano le sue aspettative. Qui ci aspettavamo, ad esempio, che i 40 centesimi potessero essere breccati e ripartisse poi la spinta propulsiva. Cioè, se da maggio in poi, sostanzialmente siamo in bear market, ma non per The stellar, per tantissime altre cripto, pensateci un attimo, sono poche quelle che si stanno smarcando in termini di azione di price action questo vi deve eh, far riflettere sul fatto che eh, la preoccupazione del bear market forse dovrebbe essere rivisitata in quanto c'è già stato il bear market, siamo già in bear market dopo quello che è accaduto da a maggio per una moltitudine eh, di asset quindi adesso magari potremmo assistere a una fase di sedimentazione che poi servirà a far eh, ripartire le quotazioni. Stessa cosa per VeChain VET. Attenzione perché anche VeChain purtroppo ha dato un segnale negativo: eh, la rottura eh, della trend line che supportava le quotazioni, compromessa tutta la costruzione tecnica e ahimè siamo andati a testare i livelli di maggio, quindi non c'è assolutamente da essere in questo momento tranquilli su per chi ha determinate dotazioni. Apro una parentesi su chain forse faremo uno swap durante il 2022. Uno swap non tanto per alleggerire Vicain, ma quanto per andare ad inserire tematicamente come asset strategica un altro concorrente che è Origin Trail, che potrebbe diventare un killer application per un killer competitor per VeChain, quindi in buona sostanza si andrà, questo non è ancora stato deciso, dipenderà da che tipo di reazione fornirà anche questo crypto asset prossimamente. Comunque l'idea è quella di andare a prendere beneficio su una parte di VeChain per poi andarla a swappare su, Origin Trail di questo se ne parlerà abbondantemente. Al momento attuale è una opzione, non dico che verrà implementata. Per quale motivo? Perché, come è stato menzionato in più occasioni, noi non ci innamoriamo degli asset, io non mi innamoro di un determinato tipo che so di blockchain, di criptovaluta e così via discorrendo. Sta pagando, sta dando soddisfazione. Bene, continuiamo a mantenere in posizione. Ha smesso, comincia a dare delle preoccupazioni. Stanno emergendo competitor che potrebbero metterli in difficoltà. Penso non so, a Solana, eh, Clayton, eh, Cadena, eh, Edera e così via discorrendo. Se questo si dovesse verificare, si farà un'analisi di merito e si comprenderà se bisognerà. Uh, ridimensionare la propria esposizione e cominciare a swappare sugli altri. È così che fa un trader professionista, è così che fa un asset manager. È inutile la logica del buy and hold. La logica del buy and hold l'ho ripetuto in svariate occasioni: paga solo per Bitcoin, esclusivamente perché non ha competitor, ma in tutti gli altri casi devi guardare quello che sta accadendo attorno a, a, la, a quel crypto asset. Per il, per comprendere se stanno emergendo dei concorrenti, quindi su VeChain al momento attuale non abbiamo, ahimè, grandi soddisfazioni. Matic, Matic invece è uno di quegli asset su cui, eh, come era eh, stato anche menzionato due settimane fa, si era entrati, raddoppiando la propria esposizione. E per quale motivo? Perché Matic è un titolo favoloso da tradare, è tecnico da far paura, cioè reagisce benissimo uh, per, fare swift, eh, per fare swing trading. E swing trading è un, un tipico eh, tecnica di speculazione finanziaria in cui una volta che si individua un, un, un canale rialzista o ribassista si tende ad entrare a rialzo o ribasso o Un vendita allo scoperto e poi ricopertura. Ogni qualvolta c'è un punto di tangenza sulle eh, le trend line che supportano il canale. A questo momento, ad esempio, possiamo dire che Matic potrebbe essere un'ottima new entry, scusate, un ottimo punto di ingresso per chi deve prendere per la prima volta un trade, qualora ci fosse una. Riavvicinamento sulla parte bassa del canale su Matic. Come abbiamo detto prima, siamo andati ad aumentare la, eh, la, propria dotazione, la nostra dotazione, e durante il corso dell'anno, soprattutto sul secondo semestre, abbiamo fatto tantissime attività di trading su Matic proprio in, in stile iter run. Però, eh, proprio per le sue caratteristiche eh, che si stanno dimostrando distintive rispetto a questo. Notate come rispetto a maggio ci sono alcuni eh, cripto asset che hanno performato sono stati in grado di riportarsi sui livelli di maggio questo deve far riflettere a chi prende decisioni in termini di cripto asset allocation perché è inutile continuare a tenere eh, cripto asset che dopo una ragionevole quantità di tempo non stanno dimostrando soddisfazione non stanno dando soddisfazione mentre ce ne sono altri che magari non so all'inizio non ti piacevano però invece stanno reagendo bene alla fine quello che conta è la capacità di performare Algorand, anche Algorand è un titolo molto tecnico è un titolo scusate, un crypto asset molto tecnico, lo potete notare cioè, proprio da swing trading fenomenale per fare multi day trading, in questo caso lo stiamo, abbiamo alleggerito del 50% la posizione durante la scorsa settimana, più che altro per ragioni di liquidità della società che aveva bisogno di riposizionarsi su altri asset e adesso lo stiamo aspettando qui al varco. Buona sostanza, quando andrà, se lo farà a, a, a testare o ehm, a testare la, la trend line qui che è identificata. Potrebbe anche essere un eh, ottimo segnale di i, un ottimo livello di ingresso anche a livello attuale, un ottimo, un buon eh, segnale di ingresso anche a livello attuale per quale motivo? Perché sta sedimentando sulla media mobile per essere analisti tecnici e operare con sistematicità? Bisogna aspettarlo al varco, qui, cioè quando il prezzo si avvicinerà tra in area 1, in area 1 e 10, cioè quindi quando sarà prossimo a tangere questa linea che supporta, poi costruisce tutta la, la struttura tecnica che regge la. Uh, l'andamento del crypto asset Edera, e su Edera purtroppo abbiamo purtroppo non dico purtroppo comunque siamo ahimè in equity negativa non c'è bisogno di nasconderlo siamo entrati uh, su altri eh, livelli di prezzo e adesso staremo un po' soffrendo come posizione eh, non è neanche tanto facile andarsi a proteggere tuttavia consideriamo che ed era possa rappresentare una di quelle blockchain che emergeranno durante il 2022 per tutti i problemi di scalabilità, quindi che si porranno a competere per spartirsi il mercato di una gran parte di Ethereum con Solana da una parte, Elrond dall'altra. Clayton cadena e così via discorrendo questo è un progetto che è ancora in fase di gestazione anche in questo caso qui riprendendo quello che abbiamo visto Edera starebbe dando è ancora troppo presto per dirlo comunque starebbe dando dei segnali invitanti in termini di tecnicità vuol dire che è un titolo che risponde bene alle leggi tipiche dell'operare attraverso il ricorso all'analisi tecnica quindi swing trading, aree di congestione e eh, strategie bottom up. Su Ederan non, non abbiamo aumentato né diminuito l'esposizione, continuiamo a mantenerla in dotazione, confidando che possa uh, cominciare a mh, manifestare tutto il suo potenziale probabilmente durante il primo trimestre del 2020. 22. Infine Radium, eh, una new entry, anche questa durante la, il precedente trime, questo trimestre e anche su Radium eh, siamo leggermente in, eh, leggermente in eh, sofferenza in termini di equity negativa rispetto ai prezzi medi di carico che sono stati... Inseriti, si è andati a beneficiare man mano che si è costruita la posizione. Come potete notare, anche Radium ha, 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 aveva eh, identificato un bellissimo canale. Anzi, più che un canale, questo è un cuneo. In cui si ipotizzava che l'area dei 9 dollari potesse eh, mantenere, potesse fare da. Da barriera, così non è stato, però adesso notiamo che sta sedimentando intorno all'area dei 7,5/8, fatalità, proprio un livello non indifferente riguardante eh, la, la, la media mobile a 200. Quindi sul radium, continuiamo. Oltretutto, radium è, ha una, per noi anche una valenza di posizionamento strategico riconducibile alla necessità di conseguire. Uh, income durante il corso dell'anno proprio perché è messo in staking e addirittura in taluni casi eh, si effettua un'operazione di yield farming complessivamente eh, per il, con il fine di appunto conseguire con il fine di conseguire eh, risorse finanziarie durante il corso dell'anno che poi vengono utilizzate per fare altre operazioni in definitiva chiudiamo uh, rimettendo in allerta quelli che sono i punti chiavi del mercato, è una fase in cui bisogna essere osservatori, mantenere prudenzialmente una quantità di liquidità. Uh, di una certa, di, di una certa um, entità proprio per sfruttarla in chiave tattica, qualora ci fosse una sensibile repricing di tutte le crypto asset, e quindi sfruttare in, uh, in ottica di eh, successivo ingresso prezzi che sono molto. Molto uh, più uh, convenienti se i 47.000 reggeranno, se i 47.000 verranno protetti, potremmo assistere a una fase di eh, sedimentazione delle quotazioni che potrebbe durare anche. Eh, per quasi un mese abbondante per poi andare a creare quelle condizioni di mercato in cui lentamente ritorneranno le mani forti in attesa anche di segnali di trigger event particolarmente robusti che fanno capire che il 2022 forse non sarà un anno così tanto drammatico per la cripto ricordando quello che era accaduto in precedenza Uh, alla fine dei cicli post-halving uh, 18 a 18 mesi. Ricordiamo quanto è stata quanto è maturata nel frattempo, tutto il mondo, l'ecosistema delle varie blockchain. Non esisteva la DeFi 3-4 anni fa, non esistevano le operazioni di staking, non esistevano tantissime altre opportunità. No, era praticamente inconcepibile l'idea di brigiare, spostare un asse da una catena ad un'altra e così via discorrendo. Vi lascio in descrizione. La eh, link per mettervi in agenda le eh, due super live e noi eh, ci vediamo all'inizio settimana con nuovi update che riguardano ovviamente non solo i Crypto Sleeping Giants, ma soprattutto tutta la criptosfera. Ricordatelo ancora una volta: all'inizio anno i Crypto Sleeping Giants vanno in pensione e saranno sostituiti da una nuova new entry come Crypto eh, Asset Basket.